Ciao, sono sempre Andrea e continuano i nostri appuntamenti Bene Sì Coop. Oggi vorrei proporvi un esercizio basilare in qualsiasi circuito di allenamento per gli addominali. Sto parlando del crunch. Conosciuto anche col nome più generico di addominali, i crunch sono un esercizio basilare per il potenziamento del muscolo retto dell'addome. Durante l'esecuzione del movimento andremo proprio a contrarre la muscolatura della parete addominale, da cui deriva proprio questa stretta del bacino. Vi proporrò due versioni del crunch. La prima è una versione statica, la seconda invece è una versione dinamica. Per quanto riguarda la versione statica, vi proporrei l'esecuzione dai 30 ai 45 secondi, con un recupero che potrà variare dai 15 ai 30 secondi, per 4 round totali. Sia il tempo di esecuzione sia il tempo di recupero varieranno a seconda del grado del vostro allenamento. Eccovi la posizione giusta per il crunch statico. Una volta sdraiati a terra, il primo obiettivo sarà quello di appiattire il tratto lombare, attivando già in partenza l'addome. A questo punto, posizionando le mani alle tempie, solleveremo le spalle, mantenendo la distanza corretta tra il mento e il petto. Continuando a respirare regolarmente, mantenete la posizione, proprio come vi faccio vedere io. Durante l'esecuzione di questa prima versione, abbiate cura nel mantenere la respirazione costante, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca, rilassando più possibile la muscolatura del collo e le spalle. La seconda versione, invece, sarà quella dinamica. Come potrete vedere tra poco, l'esecuzione è la stessa. Le posizioni sono le stesse, quello che cambierà sarà il movimento in sé. Vi suggerisco 15 ripetizioni. Un recupero di 30 secondi per 4 round. Eccovi l'esecuzione. Partendo da terra, abbiate sempre cura di mantenere il tratto lombare appiccicato a terra. Inspirando dal naso, parto, espiro dalla bocca e sollevo. Eccovi l'esecuzione. Oggi, a fine allenamento, torna a farci compagnia un prodotto della linea Free From, i cracker senza lievito. Racchiudono tutto il gusto di frumento, mais e orzo. Sottili e croccanti, sono ideali per colazione, merenda e per spuntini qua e là durante la vostra giornata. È tutto per questo appuntamento. Ci vediamo al prossimo allenamento firmato Bene Sì Coop. Thank you.